Buonasera viaggiatori nel tempo, finalmente siamo riusciti a proseguire la nostra avventura in quel di Chrono Trigger, forse è riduttivo perché stiamo andando in giro per 2000 epoche, 2000 cose, io non mi ricordo niente ragazzi, aiuto, grazie Subi che stai facendo tutti i riassunti, adesso leggerò tutti i riassunti di Subi. Ricordo, allora, intanto vediamo quello che mi ricordo io. Io mi ricordo di aver fatto un paio di boss, tra cui c'era quello, premetto che è stato 3 mesi fa, è stato fine novembre, quindi... Insomma, abbiate pazienza, io non mi ricordo neanche cosa è successo stamattina, figuriamoci 3 mesi fa. Mi ricordo però che abbiamo fatto un boss che era vulnerabile all'elettricità. Poi abbiamo fatto il suo amichetto grosso che aveva dei tizi sulle spalle, una cosa del genere. Poi è successo qualcosa e siamo andati in un'era ghiacciata e poi a un certo punto ci siamo ritrovati avanti, era nel tipo nel 10.000 dopo Cristo, 12.000, una cosa del genere. Insomma, era un mondo del futuro, se non erro. Best riassunto ever, hai visto? Fantastico, non è ancora finita. E in questo futuro c'era questo mondo con tutte delle isolette galleggianti, molto bello, e noi abbiamo usato la nostra collana per aprire una porta. Visto? Fantastico. Basta, cioè, ho riassunto perfettamente, adesso vado e inizio. Giusto? Buonasera! Buonasera Pietro, anche se non ho ancora finito di vedere tutte le live, me ne manca una e mezza. Ok, quindi il riassunto che ti ho appena fatto ti è utilissimo, perché ti manca proprio quella che ho appena riassunto in maniera ineccepibile. Tieni d'occhio la morte, ovviamente. Oh, subì, meno male. Allora... Dunque, Pietro era arrivato al castello di Magus, così ripassiamo anche tutte le cose precedenti. Eravamo entrati nel castello di Magus. Darsh ha preso due wipe prima di riuscirci da Magus. Sì, è vero, perché era tosto. Era tosto. Anche se a onor del vero Magus, infatti, era tosto. Si è aperto un gigantesco portale e vi siete separati, voi tre nella preistoria e lui chissà dove. Ok, quindi sì, Magus è sparso in giro. Poi aiutiamo Ayla a mettere a tacere Azala per sempre. Esatto, Azala è quello del fulmine, credo. E assistete in diretta all'arrivo di Lavos sulla Terra, che è quella specie di palla che è arrivata tipo meteorite, me lo ricordo. Il quale arrivo consiste in questo gigantesco riccio cosmico che entra tipo proiettile sulla fortezza dei Reptili, fa un cratere gigantesco e si infila sottoterra. Bene, bene. Poi trovate un portale e vi ci ficcate dentro. Così, perché a noi ci piacciono i portali. Questo portale porta a Zeal nel 12.000. Mamma mia, ma mi sono ricordato l'anno. Ma sono... Basta, cioè io son soddisfatto della mia memoria per questa sera. Io a posto. Stasera ho vinto, basta. Può andare come volete. Io la serata l'ho portata a casa. Zeal è il regno della magia. Con isole fluttuanti, pure questo ha beccato. Ma basta, ma che cosa. Poi vi lamentate che non mi ricordo niente, io non capisco proprio. E l'era glaciale, i poveracci muoiono di fame e freddo. Questo magari, ecco, non potevo anche ricordarmelo, perché insomma avrei mostrato un po' di sensibilità, però non me lo sono ricordato. Scoprite che la regina sta facendo casini con Lavos, cioè sta intrallazzando, usando come pila per estrarre energia. Ah, usandolo come pila, sì, ok, ora che me l'hai detto, effettivamente me lo ricordo. Il fatto è che Lavos è una pila bizzosa e non priva di conseguenze. Possiamo immaginare tutti quanti. Poi, finalmente, avete caricato l'amuleto di Marl per poter aprire le porte e gli scrigni neri. Che era quella cosa con la collana che mi ricordavo io, che abbiamo aperto una porta. Basta, io quello mi ricordavo. Abbiamo caricato con cosa? Con il potere di Lavos? Gente ha fatto cose. Esatto. Il mio riassunto è perfetto. Grazie mille, Subi, e complimenti per la memoria. Come fai a ricordarti tutte queste cose? Ecco, questa è una cosa che ti volevo chiedere. Ti avrei chiesto domani, Subi. Però a questo punto te la chiedo adesso. Secondo me, tu hai una predisposizione per le trame. Cioè, per ricordarti gli elementi della trama, quelli Nome soggetto a modifica. principali. Gli accadimenti principali, e poi riesci a fare i collegamenti, ed è per questo che tu
Basta che ti leggi un riassuntino di, che ne so, di tutta la serie di I Somnio Files e te la ricordi perfettamente già il giorno dopo che l'hai letta senza dover. Mi sa, esatto. E questa è una cosa che ho notato già ai tempi di, insomma, delle varie visual novel che abbiamo fatto, eccetera. Quindi tu hai questo dono, infatti tu sei il riassuntore ufficiale. Quando ami visceralmente un gioco, lo conosci a memoria anche a distanza di anni. Questo è verissimo, per carità, e chiaramente, cioè, sono d'accordo che succede per le cose che ti appassionano. Chiaramente anche io ricordo perfettamente, e non sto scherzando stavolta, cose che ho letto da anni, perché proprio mi sono rimaste dentro. Ma io, no, io parlavo proprio di questa tua capacità di. Non lo so, è una sorta di memoria fotografica, ma non fotografica, ovviamente, ma per le trame, proprio per come è strutturata una sceneggiatura. Fantastico. Io mi ricordo ancora le battute di ogni cutscene di ogni gioco di Ratchet & Clank della PS2, vedi? Perché evidentemente, insomma, hai dei ricordi po positivi associati, ci hai passato un sacco di tempo, ci hai passato un bel periodo della tua vita, sono tutte cose che aiutano. Col potere di Lavos! Col potere di Lavos abbiamo attivato il coso, giusto? Va bene, immaginavo. Si batte il petto e fa il figo. Ma questa è una bella. È un bel dono, devo dire. È un bel dono perché io non mi ricordo un cazzo, invece. Quindi ti invidio molto, diciamo. Però, di contro, il fatto che io non mi ricordi un cazzo mi pone nella invidiabile. Nell'invidiabile situazione di godermi sempre le cose che rivedo e che non ricordo come se fosse la prima volta. Che non è male come cosa. Vabbè. Comunque, andiamo, eh? Allora. Ho avuto il controller poco fa che ha fatto delle bizze. Infatti, avrei iniziato un po' prima, 5-10 minuti prima, ma. One moment, please. Prego, prego, si prenda tutto il tempo che vuole, ci mancherebbe. E perché non mi si collegava all'iPad? Ci stavo quasi per rinunciare. Poi invece ho vinto io. Ci avrei rinunciato nel senso che avrei giocato direttamente con l'iPad, non è che, cioè, col dito, alla vecchia maniera. Però, insomma, col controllo è bellissimo. Ehi Zora, buonasera! Ben trovata! Da quanto tempo? Come stai? Che hai fatto di bello? Che ci racconti? Come ti poni dinanzi a Chrono Trigger, a questo colosso da 18.000 finali e 3.000 intrighi che Subi ricorda tutti, tra l'altro, tra parentesi. Mi sa che devi fare continua. Sì, devo fare continua? O carica partita? Cioè, aspetta, tu mi stai dicendo che ricordi anche che io ho fatto il segnalibro invece che il salvataggio? No, vabbè, io mi inchino proprio. Riprendi dalla partita sospesa. No, io mi inchino al potere ricordarolo. Ricordarolo perché sono di Roma. Di Subbi. Non ho parole. Fantastico. Date un Oscar a quell'uomo. Siamo bene anche voi, anche noi siamo bene. Parentesi, come ben sapete le scuole sono chiuse in tutta Italia e noi abbiamo i capelli dritti, come potete immaginare, nel vero senso della parola, perché sì, lo potete immaginare. Avevi salvato, esatto, avevo salvato col segnalibro, ma quindi dai, ma non è possibile, te lo ricordi, tu ti sei andato poco fa a vedere la live, questo, mo vado a vedere le visualizzazioni della live se c'è Subi 10 minuti fa. Dedicato a Subi, grande. Che bel capannello di gente. Osserva Dalton con disdegno. Ah, questi qua sono, eh. Ma io che devo fare qua? Aspetta. Sì, esatto. Povero Darcy e consorte. Infatti stiamo cercando aiuto da tutte le parti. Abbiamo trovato un po' d'aiuto, ma ci sono delle giornate scoperte che non sappiamo cosa fare. Tipo domani, infatti domani sera probabilmente mi troverete un po' sconvolto. Allora, ma qua devo fare cose io? Cioè, questa è la stanza famosa dove dovevamo entrare? Ah, ci siamo proprio fermati qua, precisi, precisi, bene.
Sì, parlare immaginavo, ma chi è questa? La regina, la famosa regina del posto. Va bene. Chi siete? Come siete entrati qui? Profeta, Vostra Maestà, questi sono i portatori di sventura di cui vi ho parlato? Ho un déjà vu, mi sa che l'avevamo già letto questo dialogo. Forse prima di staccare. Capisco. Sono come i vati. Come osano dei forestieri come voi opporsi a me? Siete degli stolti. Dalton, catturali. Certamente, Vostra Altezza, con piacere. Golem! What? Cioè, devo combattere subito? No, ma io non voglio combattere, aspetta! Fermati! Come si fa a fermarsi? Ma io non voglio combattere, non mi ricordo manco come funziona! Vabbè, io attacco poi. Non mi frega. Allora, vi anticipo, come potete ben immaginare dai miei gridolini molto virili, che non mi ricordo assolutamente niente di come si... Ok. Sta succedendo qualcosa che non mi piace, sinceramente. Vabbè, ma questa è sceneggiatura, cioè devo morire, giusto? Attacchi, attacchi! Attacchi, fantocci, non ci incischi! Non abbiate paura, non vi ucciderò. Scusa Pietro, fammi capire, ma tu sei col golem o sei con noi? Perché esulti? Col golem posso anche perdere, cioè non ci ho neanche provato a vincere. Cioè, posso batterlo? C'era un modo per batterlo questo coso? Era magari, che ne so, tipo vulnerabile a qualcosa? Ci proviamo? O vado avanti perché non vale la pena perdere tempo? Ci dichi subito, ci dichi. Vi farò prima provare ogni tipo di dolore immaginabile. Mazza, ma cattiva questa, oh! Ma scusa, ma perché? Che gli abbiamo fatto? E allora ci supplicherete di porre fine alla vostra sofferenza. Ah, che squisito passatempo! Minchia, sta anche ridendo in modo un po' statico, eh? Ok. Simpatica. Che idioti. Cosa hai intenzione di fare, Shala? O Scala? Diverte con poco, eh? Dobbiamo aiutarli. Non servirà molto, ma se li aiuterai a scappare, finirai nei guai. Shala, non preoccuparti per me, non mi succederà niente. Loro potrebbero salvare Melchior. Beh, io do... Ma cos'è quella cosa? Ah, è un gatto. Ma che io dovrei sapere chi sono questi? State bene? Presto dovete fuggire dal palazzo. Come l'ho detto? Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Cioè, l'ho detto tipo il padre di Marty McFly. Va bene. E se ci riuscite, vi prego, liberate il vate della vita. Janus e Shara, i figli... Ah, sono i figli. Ah, allora sì, certo che li conosco. È stato spedito su Monte Sventura come punizione per essersi opposto al piano di mia madre. Vi prego, dovete aiutarlo. Mi dispiace, ma temo di non potervelo permettere. No, e mo chi è? Ah, è quello di prima. Il profeta. Le vostre interferenze mi hanno stancato. Vi eliminerò una volta per tutte. No, non farlo! No! Miau, miau, miau! Anche il gatto lo graffia. E va bene, risparmierò loro la vita. Ma come? Ma in che senso? Cioè, è bastata l'intercessione dei bambini. Va bene. Ma in cambio voglio la tua collaborazione, Shala. Ah, ok, voglio qualcosa in cambio. Ora mostratemi come avete fatto ad arrivare qui. Col portale. E così è da qui che siete arrivati. Shala viene usata dalla regina per alimentare la Mammon Machine, che è la macchina da cui prendono l'energia di Lavos. Si chiama proprio Mammon Machine. Alfador non può toccare il frote. Ma come cacchio parlo stasera? Il profeta. Abbiate pazienza, sono un po' provato. Comunque, dopo che li avrò lanciati nel portale, tu lo sigillerai. Mo ci manda indietro. No, non puoi costringermi a farlo.
Tu mi obbedirai, sono in gioco le loro vite. Va bene. Ah, in originale sì, qua l'hanno tradotta coi piedi, come tutto d'altronde, ok. Ma si mette in posa lui, fantastico. Sim Salamin. Voilà, sigillata, a posto. Osserva attentamente il profeta quando è girato e ovviamente è andato via adesso. Oh, lei è dispiaciuta, vi chiedo scusa. Psicodelico. Dovevo osservarlo, e perché, che cosa avrei notato? Una camminata particolare? Oh, ma c'è la telecamera un po' alta oggi. Come, scusatemi, devo un attimo. Non è cambiato assolutamente niente. Non è cambiato assolutamente niente anche adesso. La posso fare a non. Un po' meglio. Sembrava Magus. Altre cose. Ah, sembrava Magus. Perché il profeta ci ha lasciato andare? Loro prendere potere Lavos. Lavos diventare debole? Aspettate un attimo, ho già visto da qualche parte l'emblema sulla porta aperta dal ciondolo. C'è inciso uno strano emblema e sigillato da una forza misteriosa. No, non ho visto il ciuffetto di capelli blu. Andiamo a vedere Darsh. Andiamo a vedere. Minchia, quanto corro. Andiamo a vedere, che vi devo dire? Stiamo per entrare in possesso dell'Epoch. Meno male, guarda. Non vedevo l'ora, non so manco che cos'è, però vabbè. Ma questo cos'è? Ah, è il coso. Che devo fare? Dove devo andare? E soprattutto, come si attiva la mappa? Così? No. Così? No. Così? 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 Così. Ah, quindi siamo tornati nell'era geologica. Scusate, sto recuperando i tasti. Ok. E il portale stava su, mi pare, no? Ma riesci ad andare dritto, ciccio bello? Ok. Il portale stava lì sopra, no? Mi pare. Esatto. Quello me lo ricordavo, non so perché. Qui, no? Porca miseria, dov'era? Era geologico, cioè nel senso nel passato. Nel molto passato. Nel passatissimo. E però le mappe, cioè, dovrebbero servire ad aiutare. Perché non le fate serie le mappe? Preistorica, geologica, è uguale. Ah, sud, quindi qui. Ah, qui. Oh, ecco, mi ricordo. Sì, qui. Era qua, vero? Cioè, dovevo andare su, e poi c'era un punto in cui c'era il portale. Più o meno. Oh, qua mi fa comodo combattere, perché... ma io sto senza... No, ma io sto senza vita! No dai, non ci posso credere. Ormai sono andato. Meno male che lui si ricorda. Cioè, meno male che ha salvato lui. Per fortuna. E allora no, devo dormire.
No, scusami, ma adesso sono... Ma adesso sono completamente... Vabbè, io approfitto. Mi frega. Ho recuperato tutti i punti vita adesso, non ho capito perché. Misteri proprio. Comunque questo non è assolutamente un gioco da... Da giocare... Ma perché dici di no? Non è assolutamente un gioco da... Da giocare ogni 3 mesi, cioè non... No, no. Non va assolutamente lasciato stare un gioco del genere, perché non mi ci trovo. Dove devo andare? Ah, sì, certo che sto a uno, sì. Vabbè, tanto adesso cerchiamo di dormire. Adesso devo fare le seguenti cose in quest'ordine, ok? Vai. Bevi vicino al vecchio al centro. Bevo qui? Hai capito? Bravo Subi. Che mi dai consigli belli. E poi B, che è quella... Oh, attenzione! Attenzione, Subi ha fatto una faccina, anche se non voleva, l'ha fatta. Vale come faccina. Questa la incorniciamo, ora ci faccio lo screenshot. Ma devo farci lo screenshot, aspettate. Devo salvare lo screenshot. Questa è storica, ragazzi. Non vi capiterà mai più. Siete testimoni di un evento epocale, eh? A proposito di epoche ed ere. Aspetta, devo salvarla per metterla su Discord. Ok, vai. Ho fatto lo screenshot. Ma che faccio da solo? Ma figurati. Non ci chiederò mai che mi LOL. lasci da solo. Sì. Ok, devo trovare quindi il portale per il 2003. Il 2003, ma io spero che me lo facciano... Cioè, me lo... Ok, questo non è. Ma perché sono difettosi sti portali? Questo no? 2003, eccolo. Ah, giustamente Pietro lo sa perché ce l'ha fresco fresco. Ah, ok, giusto perché dobbiamo andare dove ha visto la tizia. Quella specie di ricordo. Madonna, io non ci capisco niente qua. Ok. Molto bene, molto bene. E poi? Comunque, mo, ragazzi, ok che all'epoca i giochi erano... Devo sul serio riattraversare le rovine? Ah, devo andare a ovest. Mi sa di sì, caro. Mi sa proprio di sì. Mo speriamo di non incontrare nessuno perché... Ah, tu dici queste rovine devo riattraversare? Eh sì. No, non... Ma non volevo fare la cosa. La gara. Vabbè, comunque, l'importante è che andiamo avanti. Ovviamente ho perso. No, pensavo che comunque ci arrivavamo in fondo, invece col cavolo. Vabbè. Ti ricorda un video che hai visto su YouTube? Ma dai. Oh, dai, finalmente possiamo ricordarci cose strane. Tipo per esempio spada glaciale.
Vabbè, io attacco normale, che tanto. Che sono abbastanza stupidi questi. Ok. Posso scappare, vero? Come si fa a scappare? Aiuto, che cosa ho premuto? Non riesco più a riottenere. Vabbè, hanno fatto da soli. Dura 2 minuti in caso vogliate vederlo, ok. Me lo segno intanto. Dai, non voglio combattere, su. Faccio auto? Vai. Bello che combatte lui per me. Ok, eccoci. Ok, devo andare tutto a ovest, quindi mi dicevi, eh? Io anche qui devo attraversarle. Scusa, ma non c'avevo combo. Com'è, qual erano le combo a raggio? Cioè ad area? Non questa sicuramente. Che mi sembra, non me le ricordo. Ecco questa. Bene, l'ho mancato. Fantastico. Aspetta, aspetta, ma questi come si colpiscono? Solo con la magia? Fulgor? Sì, magia. Perfetto. Raggio elettrico. Vi seguo ma usa la magia? In che senso? Cioè sì, che dovevo usare la magia, ok. Ma vi seguo? No, energia è che la cura, porca miseria. Vedi che uno non si ricorda. Ghiaccio. Ghiaccio e fulgor. Ah, puoi scrivere poco ma ci segui, ok, ok. Sì, sì. Tranquillo. Va bene. E tu? Tu non ce l'hai la magia però, poverina. Tu c'hai... Niente. Ha fatto così. Va bene, dai, uccidilo tu. Tu niente.
Diciamo che avrebbero potuto anche farmi andare avanti abbastanza rapidamente, eh? Anche perché dove cacchio devo andare? No, qua, da qua da dove sono arrivato? Ma... aiuto, aiuto! Ma aiuto, dove devo andare? Di qua? No, ah ok, era qui. Pensavo fossero cadaveri quelli. Allora, sempre Fulgor. Ghiaccio. E tu... cura, che ti devo dire? Cura qualcuno. Cioè, ce l'aveva il curo, no? Il curo, la cura. Ok, di qua forse? Qual era quello che faceva male a tutti? Calcio trivella? No. Questo. Wow! Davvero chiedendo a un gioco dell'era Super NES di aiutarmi? Sì, cioè sì, stavo dicendo, ma poi non ho finito il discorso, ma ok che è un gioco d'epoca e quindi all'epoca magari un po' di aiuti non erano neanche concepibili, però porca miseria, cioè così è proprio andare contro. No, ma qua ci sono davvero contro il giocatore proprio. Se io faccio la cosa automatica, facciamo prima. Così mi riposo anche. Pronti per domani, sì? Io ho abbastanza. Sono molto carico. Prontissimo, dai. Mi sto perdendo. E hanno rubato una pozione. Maledetti. Cioè questi mi rubano pure le pozioni. Ma sto colpo del falco è fantastico comunque. Complimenti. Ma se metto automatico loro attaccano solo di corpo a corpo oppure usano anche le magie e tutte cose? Sarebbe carino, no? Secondo me solo gli attacchi corpo a corpo. Serve apposta per gli scontri questi qui di intermezzo. E hanno rubato una pozione. Vabbè, tanto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Subi, se ci sei ancora, dov'è che dovevo andare? A ovest, ma dove? Qua sotto immagino. Cupola di Tran. Ah, qui ci sono poverini, loro che soffrono un po' la fame. Ah, qui che devo ora posso aprire la porta. Ah, e poi tra l'altro posso anche aprire tutti gli scrigni neri. Però non è che mo mi metto in giro a grande etere.
a cercarli, insomma. Clip dorata. Adesso direi di rinfrescarci un attimo con l'equipaggiamento. Clip dorata, eccola qua. Riduce il consumo di punti mana del 75%. Wow! Era quello che diceva prima Subi, che puoi aprire tutti gli skin sigillati, sì. Questa cosa del consumo di punti mana non è male, devo dire. Soprattutto, per esempio, se la metto a lei, che è curatrice. Potrebbe valere la pena, eh? Vero? Io la metto a lei. Sembra una cosa fichissima. Lei, forza. Vabbè, tanto questi qua l'avevo tranquillamente sistemati l'ultima volta, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Sì, vero, eh? Mi sa proprio di sì. Poi questo è a posto. L'arco va bene, l'elmo, la toga. Questo non c'entra niente. Il pugno, l'elmo. A posto. Vai. Qui c'è qualcosa che brillava. La pillola della magia. Non mi ricordo cos'era. Cos'era la pillola della magia? Aumenta la magia di uno. Ah, a chi la do? A chi la do? A chi la do? Sempre a Marle? Pure questa, sì. Perché così compensiamo anche quella cosa che abbiamo tolto adesso. Va bene. Quindi tutta questa cosa per venire qui, Subi? Non penso, no? Forse devo andare di qua. Ma c'è ancora Subi? Mi rimangono i messaggi che lascio a metà perché non riesco a scrivere e mi partono queste cose criptiche. No, però era chiaro, dai. E intanto sì, forse era qui che dovevo andare. Il ciondolo inizia a brillare. Oh, altri scrigni, grande etere. Portafoglio. Abbiamo un portafoglio adesso? E a cosa può servire un portafoglio o i bo in questo gioco? Soprattutto dove cacchio è il portafoglio? Scusi, il portafoglio? Portafoglio, eccolo. Che fa? Converte l'esperienza in gold. Ma dai! È bellissimo. Maglia seducente. Questa la diamo a Marle sempre. No. Andiamo ad Ayla? No. Andiamo a... nessuno. Io una maglia seducente la darei ad Alia. Oddio, già, in realtà già ce l'ha perché è vestita con due straccetti, quindi più seducente di quella. Dimezza il danno da fuoco. Ah, e perché non ha quello lui? Dice perché tanto non lo stai usando, quindi che cacchio di frega. Velocità. Non so che fine abbia fatto quella cosa che abbiamo preso. Vabbè. Misteri. Chi se ne frega. Comunque c'è un portale che io use lei.
Visto che Subi, se, a quanto pare, non è disponibile, io vado a caso. Ah, ok. Risiamo qui. Oh, cavolo. Ah, vedi, ci sono due portali, uno da una parte. Ah, a saperlo, non andavo nelle rovine, vedi? Ci sono due portali per il 2003. Dei multimistici. Ah, però non l'avevamo scoperto prima, eh? Quindi ora l'abbiamo scoperto. Ok. No, mi sa che allora non era qui che dovevamo andare. Allora, lui aveva detto a ovest e io sto a ovest. Ah, forse è lì in mezzo? In quell'altra. Quindi forse devo tornare su. Aspetta, vediamo, eh. Tanto più o meno devo esplorare un po' tutto qui. Riandiamo qui, sperando che non ci freghino. È perfetto. Li devo combattere per forza. Questa magia è fantastica comunque. Ok. Niente, non ce ne facciamo sfuggire uno, eh? Va bene. Eccolo. Sono perso senza di te, sì, ma te ne sei andato? Allora, io sono andato nella cupola quella sinistra. Ho trovato cose, poi sono andato nell'altra cupola, ho trovato altre cose. E basta. E ora stiamo andando in quella centrale, perché immaginiamo che sia lì che dobbiamo andare. Ah, ti è caduta la connessione. Mannaggia. Guarda, ci sono andato però, eh. Ah, mo qui non. Cioè, nelle due cupolette quelle a ovest, non c'era nient'altro da quello che ho potuto vedere. Aspetta, eh. Chi, ora bisogna ricominciare qua. Ho aperto due porte nere e c'era un portale. Ci siamo andati, però siamo semplicemente ricapitati lì alla fine. Pensavo che non fosse quello. Era semplicemente per farmi trovare il portale? Appunto. Allora aspetta, mo ci rivado. Qua tanto mi stanno rubando tutte le pozioni ormai. Ma dai, ma vi ho ucciso adesso?
qua posso andare in automatico. Mi piace molto il Falcon Strike, sì, devo dire che è veramente devastante. Veramente tanto. Oh, non so se è devastante perché loro sono pippe e io sono forte, oppure è davvero devastante come sembra. Ah, ok. Allora, dicevamo, vi faccio vedere, la cupola questa grande è forte di suo, principalmente perché tu sei forte e loro pippe, ok. Allora, qui abbiamo trovato la porta, però c'era semplicemente dentro uno scrigno, due o tre scrigni. Non so se... mi sono dimenticato altre cose, però è questo c'era. C'erano due scrigni e basta. Un punto magia e basta. Meno che non mi sono dimenticato cose qui, ma non credo. Ok. Non è questa. E nell'altra uguale, c'erano altri scrigni e basta. Se non erro. Ma probabilmente erro qui, visto che la memoria buona ce l'hai tu. Ah, ok, ti sei sbagliato, ok. Qui niente, vedi, ci sono tre scrigni e basta. Che per carità ci sono stati utili, quindi abbiamo fatto bene a venirci. Però non c'è nient'altro. E c'è il portale. Però ora, visto che le rovine non le vogliamo riattraversare. Vabbè, però guarda che è stato comunque comodo, perché intanto abbiamo scoperto che puoi andare da una parte e dall'altra con due portali diversi. E non ti devi per forza far attraversare tutte le rovine da capo. Perché un portale porta a ovest e un portale a est. E ok. E quindi ora siamo di nuovo lì, tranquilli e pronti a capire cosa dobbiamo fare della nostra vita. Ok, eccomi qua. Quindi, se non è questa cupola e non è quel, non sono quelle due a est, è a ovest? Dove cacchio è? Forse in mezzo? O forse è qui? Industria abbandonata? Forse è l'industria abbandonata? Non credo. L'isoletta centrale, ok. E come ci si arriva? La domanda da mille e un dollari. Semplicemente qui attraversando? No. E poi vado alle fogne, perfetto. Quindi queste le devo attraversare. Di nuovo. Eh no, mi sa che i pterodattili funzionano solo in quel di... in quel di preistoria. Intanto che combattono, io bevo. Stasera ho mangiato dopo tanto tempo il mitico riso alla cantonese, che mi piace un sacco. Però perché alla fine va a finire che ogni volta che vado nei cino-giapponesi, chiaramente non è che mi metto a prendere il cinese, mi prendo il giapponese. E quindi alla fine ho smesso di mangiare le cose cinesi che mi piacevano. Invece stasera mi sono incaponito e ho detto no, voglio il riso alla cantonese che costa 3 euro. Praticamente arriva in un contenitore così, solo che è zippato, perché quando lo apri ti riempie un piatto enorme. E ti chiedi, ma com'è possibile? Avranno un algoritmo di compressione molto efficiente. E quindi ho fatto la zozzata che facevo sempre prima di conoscere il giapponese, che mi ha ormai rovinato la vita. Ovvero prendo il riso alla cantonese, ci faccio il buco in mezzo e dentro ci metto il manzo alla piastra, che a me fa impazzire. E poi mischio tutto quanto ed è buonissimo.
E sto scoppiando, ovviamente. Sì, esatto, WinZip gli fa un baffo. Mamma mia, incredibile. C'è un contenitorino così che dice ammazza quanto è poco. Poi lo apri, diventa, non lo so, 300 grammi di riso. Sono un po' abbottato, come si dice a Roma, vabbè. Però per il resto tutto a posto. Lì soflitto pezzo di merda. Mamma mia, che cosa hai ricordato. Che tempi. Che tempi subì, eh. Va bene. Allora, devo andare nelle fogne, quindi tu mi dici, eh? Tu mi dici che devo andare nelle fogne. Tu sei molto gentile a dirmi che devo andare nelle fogne, ma... Ah, ecco, ecco, siamo qui. Quindi probabilmente devo entrare in uno di questi due edifici e andare nelle fogne. bambini, ricordatevi che è molto semplice la vita. Ah, dei forestieri, meglio fare rapporto a Crowley. Ok. Buongiorno. Vorrei passare. Posso passare? No. Ovviamente non posso passare. Bene. Ciao Trish, buonasera. Ben trovata. Figurati per il ritardo, ci mancherebbe. Come stai? Come stai? Che ci dici? Don Drago. E vabbè. Ma scusate, ma qui quindi non ci sono mai venuto? Fatemi capire. Perché questo affare qui è chiuso. Era chiuso. Vorrei capire dal Dash del passato che cosa ha combinato. Curiamo un po' di gente, dai, curiamo. Allora, com'è che si curava con questo? No, non era questo. Sì, era questo. Era questo, sì. Non ti pare? Ah, vedi, vedi. Non ci siamo mai venuti qui. Ma io pensavo di aver esplorato tutto in realtà. Ah, perché tu mi avevi detto di evitarle. Avevi pensato che fossero di livello alto. Ok, però comunque alla fine hai fatto bene perché le stiamo facendo ora, quindi insomma non è che... poco male. Comunque, subito, mi pare che avevi detto che non stiamo neanche a metà, oppure quel giorno avevo magari un po' di orecchie tappate e ho capito male. Cioè, a metà ancora? Siamo qui da, non so, 10 anni? Che ne so. Sono venuto ad abitare qui e abbiamo iniziato a giocare a Chrono Trigger. C'era un ponte, lo giuro. E poi cosa ha fatto? Si è alzato e se n'è andato? Smettila di dire sciocchezze, non c'è niente qui. Ma è vero. Oh, arriva qualcuno, scappiamo. Ah, quindi ci ha praticamente detto implicitamente che dobbiamo alzare un ponte. Ah, ti confondevi con Death Peak. Ho appena finito di guardare La città incantata con mia mamma. Sto tentando di iniziare la Miyazaki. Hai fatto molto bene, devo dire. Peccato, peccato però, che quello che c'è su Netflix è rovinato dall'adattamento che ha fatto... Cannarsi, purtroppo, quindi abbiamo avuto modo di ascoltare un paio di pezzi della città incantata e non è quello che ci ricordavamo noi, non è assolutamente quello perché è completamente rovinato. Questo posto mi mette i brividi, questo brutto posto, attenzione. Oddio, se Ayla dice che è un brutto posto io sarei attentino, eh. C'è un gattino, ciao gattino. Ok, era un'esca. Molto interessante. Non così poco indietro, siamo abbastanza... Ah, ok, quindi dopo? Dopo la metà siamo? Franciccio, lo sai che me lo chiedo anch'io, però a quanto pare è un raccomandato del cavolo. Tutti lo idolatrano. A lui non gliene frega niente delle critiche che gli fanno, perché per lui... Per lui un adattamento di un film poetico e giapponese come appunto un lavoro di Miyazaki deve essere fatto tipo come se stessi recitando una poesia di Giovanni Pascoli, quando nessuno parla in quel modo, nessun bambino parla nel modo in cui parlano i bambini in Totoro, per esempio. Però no, deve essere tradotto così.
deve essere tradotto così perché io ho deciso così. Voi siete stupidi e non capite, siete una massa di ignoranti, sostanzialmente è questo che dice lui, siete una massa di ignorantoni che non capisce nulla. E quindi ecco qua. E ci ha rovinato... Com'era quella cosa che fa... questo qui. Okay. E ci ha rovinato quello che noi... Per fortuna noi abbiamo ancora i DVD, Blu-ray della versione originale che era tradotta umanamente, mantenendo insomma tutto. E quindi niente. E lavora perché evidentemente è raccomandato. Per fortuna io ho salvato quello vecchio, infatti anch'io. Ti ho detto di evitare... Oh, cacchio, scusa. È vero, mi hai detto di evitare le cose. E che... come faccio? Devo evitare il save point. Oddio, e adesso che... ho rovinato tutto? Moriremo tutti? Subi? Come faccio? Ah, ok. Non devo cliccare sopra le cose. Ma... sono ancora in tempo? Anche il save point. Ah, perché è finto, evidentemente. Ok. Oppure lo stai facendo... Ah, semplicemente evitabile. Ah, vabbè, ok, ok. A posto, allora. Dopo Evangelion, se lo dovrebbero fare delle domande tipo ma stiamo dando il lavoro alla persona giusta? Esatto, è anch'io. Anch'io la penso così, però evidentemente... Che ho fatto? Ok. Evidentemente, diciamo che è più potente, più raccomandato del previsto, che vi devo dire. Io conosco doppiatori, no, cioè non è che li conosco io, so di doppiatori che hanno dichiarato io stavo doppiando in quel momento solo che e mi chiedevo ma che cacchio hanno tradotto qui, solo che non potevo dire niente perché è praticamente intoccabile. E ok, che devo fare? Ma da dove sono arrivato io? Aiuto. Da qui? No, sono arrivato da giù io. Da qui. Sulle mura sopra. Qua. No, ancora questi. Che palle. Vabbè, automatico. E sì, il problema è che certe volte non vedo bene dove bisogna andare. Devo passare a destra anche se non ti pare possibile. Ok. Crono e Ayla hanno i punti in mana bassissimi. Hai ragione. E allora li facciamo recuperare. Con un bel cavolo. Ah sì, ecco, etere. Siamo qui 3 ore. Sulle mura sopra, ok. Vado. Le mura sopra. Ma scusami? Ma uno come dovrebbe fare? Cioè, ma che stiamo scherzando? Ah, vabbè, tanto poi qui ti fermi però. Ah, no, c'è un interruttore. Ma che cos'è? Bellissimo. Quindi ora abbiamo acceso le frescoline qui. Forse. E che cos'è? Davvero, che cos'è? Non mi scorro di queste cose. Ma all'epoca, poveracci, i bambini che giocavano a sto gioco, ma che cacchio? Cioè, dopo un po' andavano dai genitori e dicevano mamma, non riesco ad andare avanti. Poverini, scusate, eh. Ancora più sopra, yeah! Non riesco più ad andare neanche dove ero andato prima, ok. Tipo qui? No, ma vabbè, ma scusate. Vabbè, questo però si poteva intuire, effettivamente, sì. Quello si poteva intuire. A quanto pare basta premere questo interruttore e il ponte si estenderà. E allora premilo. Non ci arrivo. Non ci arrivo.
Ah, così ti impari a fare i bottoni alti. E tu saresti una rana? Beh, in effetti potrebbe anche saltare. E questi scappano, perfetto. Vero che se cambiano le voci, il film diventa inguardabile? Non ci vuole tanto a capirlo che si forma una sorta di imprinting con la prima versione guardata. Sì, allora no, non è una questione di voce solo, per carità. Sì, è vero, la voce fa tanto perché tu sei abituato a quelle vecchie. E qui il problema è proprio di adattamento, di scrittura dei dialoghi. E ci sono frasi, come ben sappiamo, ormai cioè, ci sono meme straordinari sul lavoro pessimo che ha fatto su Evangelion. E quindi ti rovinano proprio tutto il senso della. Cioè, ti rovinano la magia che c'è dietro ai film di Miyazaki, come a qualsiasi altro film. Bracciale dell'ira, questo mi piace molto come cosa. Aspettate, aspettate. Ira, ira, ira lo diamo sicuramente ad Ayla. Però se riesci magari a fare le cose un po' meglio, grazie. Bracciale sarebbe qui? Bracciale dell'ira. Conferisce il 50% di probabilità di contrattacco. Però è un po' più schifoso. Che vi devo dire? Tu è inutile che lo tieni, tu è inutile che lo tieni. Per il momento non lo do a nessuno. Sì, esatto, Francisco, esattamente. Sì, infatti lascio la forza. Sono in tre, sono molto vicini. Piccano il naso come se le fogne fossero casa loro. Saranno stanchi di vivere, gli insegneremo cos'è il rispetto. Sì, proprio così. Ha ha ha. Aspettiamo che passino di qui, li faremo a pezzi, li polverizzeremo e quando avremo finito di loro non rimarrà traccia. Ha ha ha. Ah, questo è il famoso Crawl E. Wow. Vabbè, stanno ridendo in modo molto demoniaco. Quindi, posso andare? Buongiorno, noi siamo quelli che dovrebbero passare. Intanto vediamo di che pasta sei fatto. Ouch. Ouch. Oh mio Dio, ma mi ha fatto malissimo. È morto? Oh, meno male. Mamma mia, Darsh, per un pelo, eh. Ti ha sbattuto da una parte e dall'altra come un, che ne so, un pedalino. Io lo farei mangiare. Tecniche. Aura Darsh. Voilà. Esatto, e mi riferivo anche a quanto a te, quanto a quello che non puoi fare, che tu qualcosa per te da poter fare dovrebbe esserci. Sì, tutte cose del genere, ma è pieno, è pieno. C'è un video, poi in caso ve lo linko su Discord, dove hanno messo tutte le frasi strane o comunque che non hanno un senso, che nessuno pronuncerebbe così. Forse è quello che ha linkato adesso Franciccio. Dei lavori nuovi che ci sono su Netflix. E io mi stupisco del fatto che abbiano continuato a dare il lavoro a questo qua. Questo è un mini boss da non prendere sotto gamba. È abbastanza una minchia, oppure sono io che sono molto forte. Che potrebbe anche essere. Sì. Ah, quello è solo di Evangelion. Ok, allora quell'altro che dico io ve lo mando su Discord. È una cosa vergognosa. Comunque. Per fortuna che abbiamo in qualche modo quelli vecchi. La matonante mi piace molto. Vediamo un po'. No, questa fa un po' schifetto. Ma perché premi i tasti sbagliati? Tu ovviamente non puoi impugnare niente. Tu non puoi impugnare questa. Madamone, figurati. Vabbè, matonante te la tieni. Sono di livello abbastanza standard, ok. Oh, siamo sull'isoletta, subì, sei contento? Eh? Sei fiero di me, vero? Ti vedo lì, tutto tronfio. Ok, immagino che debba andare in questa cupola. La cupola del guardiano.
Tu ringrazia che Ayla non usi armi, sarà importante sull'ala nera. Come dici tu. Senza dubbio. Ave, fratello. Stai dormendo? Veglia. Non posso scendere. Perché non posso scendere? Ok, qui si scende. Perfetto. Così. Per cortesia, non disturbate il mio riposo. No, certo che lo disturbiamo. Capito? Faccio io? Faccio self-service? No. Devo schiaffeggiarlo? Che devo fargli? Vado verso la porta in alto. Il problema è che... Ti pare facile? Ah no, ecco. Perfetto. Ah, la porta, ok. Il protagonista si chiama Darcia perché hai dimenticato una C? No, perché non potevo metterla. Era... 5 lettere. No, perché erano solo 5 lettere. Scusa, 4 lettere. No, 5 lettere, sì. E quindi me ne entravano di meno. Allora, oh, guarda che cosa c'è qui. Oh, voi che avete aperto la porta, sono Beltasar, il vate della ragione. Un tempo vivevo nel regno di Zil, ma un grande disastro ha colpito la nostra terra e mi ha catapultato in quest'epoca. Con mia estrema sorpresa ho scoperto che Lavost non proviene dalla mia epoca. A quanto pare è precipitato su questo pianeta in un remoto passato e si è rifugiato nel nucleo, cibandosi della sua energia e diventando pian piano più forte. Ok. Abbiamo intravisto la vera forma di Lavost quando è stato invocato da un potente stregone di nome Magus nell'anno 600. Sta facendo un bel riassuntino, devo dire. Nell'anno 1999 Lavost è emerso e ha conquistato la superficie. Ora ha preso possesso del Monte dei Defunti e lo ha trasformato nel suo nido. Le creature a cui ha dato vita scendono giù dalla cima del monte come una valanga letale. Lavost è un parassita di dimensioni gigantesche e questo pianeta è suo ospite. Intrappolato qui, ho continuato a osservare e studiare Lavost, ma temo che la fine sia vicina. Mantenere la mia sanità mentale è stato estremamente arduo, ma è una battaglia che sono destinato a perdere. Prima che ciò accada, ho deciso di lasciare queste registrazioni con le informazioni che ho raccolto finora. È la mia più grande invenzione. Quello di cui parlava Subi prima? Sotto. Sento la mancanza del mio mondo e fin dal primo istante ho cercato il modo di farvi ritorno. Ma ogni passo verso il completamento delle mie ricerche era anche un passo verso la mia morte. Ormai sono vecchio e fragile, e non mi rimane altro se non passare il mio fardello a voi che avete seguito le mie orme. Prendete in mano le redini del tempo e unite le genti del passato, presente e futuro. Solo in questo modo potrete sperare di riuscire a sconfiggere Lavost. Che emozione! Su Death Peak ci sono i Lavost Spawn! E probabilmente quando saranno maturi abbastanza partiranno per infettare nuovi pianeti e ricominciare il ciclo. Ok. È simpatico questo Lavost. Quindi è un mostro parassitario. Le probabilità di successo sono sparute, ma nulla è impossibile. Ah, voi che avete aperto la porta, il destino del mondo è nelle vostre mani. Aprite l'ultima porta e prendete ciò che vi spetta. Il mio capolavoro, le ali del tempo. Minchia, che figata. Ciao, Ili! Buonasera, ben trovata, bentornata. Come va? Spero tutto bene. Un gigantesco parassita, sì. Un riccio gigante parassita. Oh, adesso Ili mi ha fatto venire in mente Magic e vi devo dire che ho... Finalmente, ragazzi, sono riuscito a fare il mazzo Fires che volevo fare da tanto tempo. Il Jeskai. Fine della parentesi. Esattevolmente. Vai, vediamo questa invenzione. Ah, le ali del tempo sarebbe una macchina del tempo? Davvero? Davvero? Posso andare in giro come mi pare? Oh, cosa essere questo? Wow, ma è eccezionale. Qual è secondo voi il davanti? E sarà questo il davanti. Così, possiamo entrare? Voglio entrare.
E questo è il davanti, scusate. Ho capito che non puoi andare là, però scusami, eh. Che devo fare? Ah, mancano i sedili. Ah, questo è l'Epoch, ok. Il davanti, sì, cioè questo è chiaramente il tubo di scappamento. E questo è il davanti. Hanno rubato i sedili. Vabbè, ma quindi? Ma perché non siete... ma siete chiari? Che devo fare? Su, ma io sono un vecchietto. Cioè, non... non mi fate perdere tempo, dai. C'ho 2000 serie da fare. Non esiste. Ah. Tutto bene. A causa di sto coronavirus di merda, fino al 15 marzo mi tocca stare a casa forzatamente perché hanno annullato il servizio per cui sono stata assunta a diavolo porco. Lo capisco. Lo capisco perché qui tutto chiuso, tutte le scuole chiuse, tutto il mondo chiuso. È un casino. Mi spiace che quindi ti abbiano annullato, ma quindi te l'hanno annullato e quindi ovviamente per questo periodo non neanche ti pagano, chiaramente. Mi ricordo mio fratello che aveva chiamato Squall di Final Fantasy 8 Steno. E Rinoa... Bellissimo. Per andare avanti devi uscire, vedi quanto è saggio Subi. Quindi non devo fare niente qui. Vabbè. Giustamente mancano i sedili e ora lui ce li porta. Che paura, eh? Sono io, Beltasar. Ho copiato la mia memoria in questo affare. Non è un oggettino meraviglioso? Ora voglio spiegare una cosa importante, ovvero come trascendere il tempo. Tocca teletrasporto per visualizzare il flusso temporale e poi seleziona l'era che vuoi visitare. Ah, sì. Zzz. Ma stai scherzando? Quindi ora posso fare come mi pare? Prima di partire, perché non date un nome alla mia macchina del tempo? Bello, devo nominare la macchina del tempo, ragazzi. Come la nominiamo? Mancavano i sedili, è vero. Per forza Epoch. Non trascendi? Va bene. Forza, tutti a bordo. Mi fa morire Ayla. Attivo la macchina. Vabbè, ma questa cosa è stupenda. E quindi adesso praticamente abbiamo... abbiamo eluso il blocco che aveva fatto il tizio al 12.000, quindi possiamo tornare al 12.000, suppongo, no? Non è ancora completo, deve ancora passare la fase aereo Dalton Imperial. Ok. E dov'è il futuro? Cataclisma, anno 1000... Ma non c'è il futuro? È questo, fine dei tempi, sarebbe? No, non credo. Oddio, in effetti c'è stava DeLorean, ci stava bene. Devo andare nell'antichità. Ah, meno 12.000, ok. C'è un filmatos. Hai capito, eh? Questo bello, veloce, veloce. La Epoch è in grado di fare tutto. Eccoci. Ok. Hai letto, è troppo carina, guarda. Dove devo andare, Subi? Alla fine il davanti era il dietro, è vero. È vero, l'ho notato anch'io. Devi salire a Zill. Sì, bravo.
E quindi devo andare qui perché mi sembra che c'erano tutti questi affari che fungevano da coso, no? La strada è bloccata, perché? Oh. Dice che è bloccato però, eh. Non è colpa mia, eh. Andiamo a ovest, ok. Caverna? Algetti, il villaggio dei terreni. Noi terreni siamo stati cacciati da Zil perché non possediamo poteri magici. Ma qua ci sono già stato? Molti degli abitanti di queste terre sono stati coscritti per costruire il palazzo e nessuno di loro è mai più tornato. Oh mamma mia, cosa brutta. Infatti non me lo ricordavo. Vi andrebbe per caso di comprare qualcosa? Ciumbia! Più che altro vorrei anche vendere qualcosa. Vediamo, eh. La matonante io non so a chi darla. Quindi la vendo. O no? No, non la vendo. La veste di rubini potrei darla a Robbo. E questa roba qui mi serve, quindi non vendo un cacchio. Perfetto. Vediamo se c'è qualcosa da comprare. Intanto comprerei qualche pozioncina. Queste ce l'ho già. 500 punti vita fanno comodo. Ne comprerei una decina. Quanto ce l'ho i soldi? Panacea, acqua di Atena, risuscita un alleato, ce n'ho 50 addirittura. Ok. Attenzione! Cacchio, mo' ho sprecato. Porca miseria, ho sprecato i soldi per le pozioni che in realtà avevo e mi servono molto di più. Guarda che roba questa, è incredibile! E poi ha anche danno per 1,5 contro creature magiche. E mi servono gli eteri, sì, però guarda che armi pure. Pure questo, guarda, Madonna che armi, ragazzi! Ma che scherziamo? Queste sono proprio quelle di livello superiore. Pure l'elmo. Compro tutto, subì. Difesa magica? No, io compro tutto, ragazzi. È un tier in più, infatti. Vado, Zanmato. L'ho presa. L'arco per Marl. Ma così però non... Questa no? Ok. E poi l'elmo. Io compro pure l'elmo. Poi la toga la diamo sia a Marl che a... Aspetta, però la corazza pure... Sì, ma quanto costate però? Aspettate allora. Porca miseria. Non c'ho sufficienti soldi. Ok, poi avevamo comprato l'arco per lei. Ok, e poi avevamo comprato niente, per lei niente. Compro tutto, esatto. Sì. Oh, adesso possiamo vendere le cose che abbiamo appena. L'arco, perfetto, l'elmo di pietra, no. No, questo non lo vendo. Ah sì, lo vendo. Oddio, lo potremmo dare a Frog. Però per il momento, sinceramente, no, lo vendo. Mi fanno comodo 1000. La veste di rubini la potremmo dare a Robbo, però chi se ne frega, tanto non stiamo usando. E basta. Poi, tu mi dicevi gli eteri. Però gli eteri... no, gli eteri effettivamente non ce n'ho molti. Aspetta, allora, poi... Qui abbiamo fatto queste devo comprare le toghe.
le toghe e le corazze. 8.500 e 6.500, non ce la faccio. Chi è? A chi diamo priorità? 2.40 sarebbero 19 in più. Oddio, più o meno uguale come... Toga luminosa, ma toga luminosa non è proprio... Le armature con le protezioni elementali non si vendono. Perché ho venduto un'armatura con la protezione elementale? Difesa magica più 5, questa è buona comunque, come dire... Questa non c'ha niente. Sono indeciso. L'ho fatto? Vabbè. Pazienza. Compro questa. Ha! Yeah. Poi? Che altro c'è? E basta. Quindi tu ti sei guadagnato... però mi diminuisce la difesa magica. Porca miseria. Però vedi che non me la segnava questa. Se ne frega. Ne terrò conto. È andata ancora bene che è solo quella che dimezza e non quella che assorbe. Va bene. Vediamo se c'ho... Dov'è l'etere quello grande? Non lo vendono l'etere grande qui? No, mega etere non lo vendono. Vabbè, prendo un po'... Però ce n'ho 20, sì. Vabbè, dai, ne compro... altri 5. Ok. Molto bene. Poi... E tu sei un piccolo bambino? Il covo di Tevofago è pericoloso, faveste meglio a stavvi lontano. Invece io ci vado subito. Non è qui. Vuoi passare qui la notte? Va bene. Ci rilassiamo un po'. In tempi passati noi terreni vivevamo insieme agli illuminati. Non lo so. Non è più così ora. Questo tunnel è collegato a un covo di Tevofago. Al di là del covo c'è una grande catena che tiene il monte Sventura ancorato alla terra. Ok. Il vate della vita si è opposto al piano della regina, eppure questo è stato esiliato sul monte Sventura. E per questo è stato esiliato. Ma hanno preso ispirazione da giovanotti per fare sto... Perché? Ah! Sì, era quel bambino che parlava in quel modo. Lo posso salvare? Bene. Vai. Quante ore... Da quante ore che stiamo qui? Da 16 ore. E tu subito mi dici che quindi siamo un po' più della metà. Pillola della forza! Yeee! Questa è pillola della forza, vieni qua. Ovviamente la diamo ad Ayla. Bene. Allora. Qui succederà qualcosa ora. Appunto. Vediamo i nostri... Wow! Che potenza! Ah, pure loro fanno male, eh. Appena finisco questo combattimento cambia squadra. Ma come, mo ho potenziato loro e mi fa cambia squadra?
Come subi? No, non mi dire così. Oh, mazza quanto sono duri. 180 mi ha tolto. Che botta. Allora, intanto curiamo quel poveraccio perché... Allora, dicevi, devo tirar fuori Ayla e mettere Luke. I boss hanno le resistenze e le debolezze elementali. Comunque, guarda che le armature puoi girarle. Puoi girarle. Sì, però se ho comprato armature specifiche per quel personaggio e poi lo tolgo. Però per fortuna mi sa che per Ayla non avevo fatto granché di modifiche, devo dire. Anzi, proprio niente, poverina. Io avevo comprato proprio niente. Va bene. Allora, devo togliere Ayla e devo infilare Luca. Ok. Mi dispiace molto, devo dire, però vabbè. Se il consiglio è questo, ben venga. No, qua mi devo impegnare, mi stai dicendo, no? Ah, però non ho più l'incantesimo, cioè non ho più l'attacco quello bellissimo di prima, che fa male cane. Beh, anche questo però si difende bene. Devo ammettere. Che detta così, ma la Driade non è gelosa. Non so se ha sentito. Però Ayla era Ayla, dai. Ho antipode con le due signorine. Ah sì? Vediamo. Bomba antipodi, eccola qui. Vediamo un po'. Sarebbe ghiaccio e fuoco, giustamente, antipodi. Wow! Che sveglia! I miei complimenti, signorine. Hai la spacca e lo sai, e lo so. Ma conviene sfruttare le debolezze. Certo, no, assolutamente. Sono d'accordissimo. Ayla non è la suocera di Dash. No. No, non passerete di qui. Aspetta, devo curare prima. Qui immagino che debba usare ghiaccio su fuoco e fuoco su ghiaccio, no? Quindi lei è ghiaccio e va di qua, mentre lui è niente. Mentre lei è ghiaccio e va al fuoco. Vabbè. E tu attacca qualcuno che te pare a te. Ouch! Oh, ma ce l'hanno con lei, poverina. No, sta dormendo cosetta. Aspetta, oggetto. Gran pozione. Fai bere lei, ti prego, fai bere lei. No. Che palle, oh. Ok, dicevo. Tu attacca. Vi ho detto di attaccare. No, ho sbagliato. Ma porca miseria. Mi ha slittato il coso. Sì, ho visto che c'avevano l'acqua di Atena, però
fanno un bel po' male, devo dire. Che botta. Ok, intanto facciamo una bella cura generale. E mi torna lei prima di morire. Grazie. Poi. Tu attacchi lui sempre. Tu attacchi il nanetto. Che non è che accusi molto il fulmine, comunque. Tu ghiacci lui. Vediamo un po' se lo attacco così normale, quanto gli tolgo. Molto di meno, quindi è meglio fargli comunque il fulgor. Direi di... Ah, tu puoi tranquillamente attaccare lei, lui. Ma quanto sono duri questi, oh? Non riesco neanche a fare nulla. Gli ha tirato un sasso. Ma che stronzo. Intanto attacca lui e niente. Con te devo aspettare di nuovo Laura, perché qua abbiamo messo malino. Lancia il sasso e non nasconde la mano, è vero. Ok, dai. Continuiamo a ammazzare le bestie. Tu devi continuare assolutamente a curare, perché a quanto pare non riesco neanche a fare un altro incantesimo. Devo provare Hypnos? Non ce l'ho Hypnos. Napalm, bello Napalm. Quella dorme. Boh, facciamo questo. No, però Fulgoga funziona, eh. A saperlo prima, porca miseria. Quella dorme ancora? Ma quanto dorme? Così? Ho capito, posso giocare anch'io? No, non posso? Dai, dai. Beh, io ghiaccio tutti, così un minimo se lo prende anche il Goblin. Giustamente. Va bene, poi tecnica, Napalm su di lui. E loro cerchiamo di farli curare. Ma prima o poi moriranno sti cosi, scusatemi. Sì, ho visto che li cura.
Solo che io non so come. Cioè, fa troppi danni. Non riesco neanche a fare un attacco con tutti e tre. Seicento. Solo tra virgolette di 150, però insomma non è poco. Ah, ok, ora di nuovo. Oh, dai, uno è morto. Porca miseria, alleluia, oh. Ok, ora lo sto ricurando. Però almeno adesso è uno. Cavolo. Oh, alla fine forse ce la faccio, eh. Complimenti, 3. Guarda come cura. Sì, infatti ora sto andando di AOE. Guarda come cura sto figlio di una gobba. C'è una combo tipo, no, spada, bomba antipodi. Potrebbe essere buona bomba antipodi. No, sbagliato. Questo continua a cura. Ma gliela sto facendo l'antipodi, eh? Aspetta però, intanto mo mi devo un attimo curare. Tu che fai? Tu soporifera? Gli funzionerà? Sull'imp? Proprio no, assolutamente non gliene è fregato. Ah sì, lui però sì. Lui sì. Spada glaciale, dai. Boom. 186. Niente, però si è ricurato subito. Gli faccio un'altra antipode. Fagliela di più e più forte. E come faccio a fargliela più forte? E posso decidere. Sì, ho visto. Intanto vi faccio gli antipodi, poi lo faccio bere. Ma non ce la faccio comunque. Lui continua a curare. Come faccio, scusa? Mi scusi? Continuo così. Prima o poi. Oh, finalmente!
Ma ora se lo attacco semplicemente a mano? Sì, faccio male. Ma adesso tanto è finito. Che palle che sei, oh. Vabbè, prima o poi ce la faccio, eh. No, perché ogni turno si cura 150, se non mi faccio 150 è inutile che sto continuando. Per forza di magia devo andare. Vediamo, eh. Vediamo quale. Intanto gli faccio un fulgor. Vediamo quanto gli faccio il fulgor. Ghiaccio. 99. Non è tanto 99. Devo individuare l'attacco che gli fa più di 150. Io non ce l'ho. Che devo fa? Devo fa... Che devo fa? Intanto mi curo, poi... Carità. Ah, sta scappando. Perfetto. Boh. È scappato. Che forte, siamo entrati nella catena. Sulla catena siamo andati. Cioè mi ha disabilitato le cose? Va bene, molto gentile. Cioè mi ha disabilitato e poi se n'è andato. Va bene. Non puoi usare le tecniche e le magie, infatti ho notato, ma se riesci ad ammazzarlo a tecche fisiche... Ah, con attacchi fisici ti prendi uno sbrego di AP. Ma dai! Ah, buono a sapersi. Ci proveremo. Ok, poi di qua niente, perché non fai una cosa intelligente e non torni al villaggio a dormire? Oppure non posso usare una tenda qui? No, vero? Va bene, però ora devo ricominciare da, cioè tutto sto pezzo qua, vabbè. Per non perdere tempo. Tanto salviamo per sicurezza così. Proprio per super scrupolo, eh. Così voglio dormire, grazie. Sì. Mamma mia, oh, non te ne manda a dire, sto gioco. Ma ti levi? Miseria. Beh, qua vado avanti in automatico perché così non mi spreco neanche troppo mana. Che siamo un po' a corto di etere, devo dire. Ride pensando a Giga Gaia. Ok.
Non so chi sia, ma da quanto ho capito è un po' ostica. Mi sa che noi abbiamo dato l'arma aggiornata a Coso. Ah, scusa, a Luca. Sta ancora con quella vecchia. Comunque si fanno un bel po' di soldi qui, eh. Sto già... Come si vedono i soldi? Sto già... Dove stanno i soldi? Aiuto! Punti vita, punti mana... Non ci stanno i soldi. Va bene. Ah, eccolo. 8000 gold. Sì, forse potremmo già dargliela. Un'arma. Elmo di platino. Vediamo. Wow! Però questo brilla di luce divina. Subì, c'è qualche cosa che fa? O vado di elmo di platino? Che vabbè, ecco cos'è. Insomma, non è che sia proprio una enorme... Non fa niente, ok. Possiamo andare a Frog questo. Ok. Poi. Non posso andare lì, non posso andare lì. Dove cacchio devo andare? Qui è rotto, qui è... Qui non si va. Provo ad ammazzare questo? Uccidi, 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 uccidi. Mancato? Mancato? Mancato, perfetto. Ah, ok, ce l'ho fatta. Ah, quindi hanno una grandissima classe armatura, diciamo, a dirla come D&D. O, insomma, non riesci neanche a colpirli. Wow, che botta! Ce l'ho fatta subì. 1000 esperienza. 10 pt. Un mega etere che fa sempre comodo. E Luca ha pure imparato un'abilità. Ah, vedi. Che ha imparato, Luca? Protezione. Potenzia la difesa di un alleato. Questa è bella. Sì, l'attacco. Pietro mi diceva alert. Sì, è vero, anch'io. Sì, lo so che è un zero. Quello finale. E... Scusate, dove devo andare? Perché dovete fare le cose complicate? Perché? 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 Per quale motivo? Ok, non era complicato, era semplicemente dove andare all'inizio. Subutai voleva vedere bene le armature. Ah, fammi vedere... Ah, scusami. Ora te le faccio vedere tutto. Oh. Comunque ora non abbandoneremo più questo gioco fino a quando non lo finiamo, eh. Basta. È finito... È finita l'era delle 1000 serie aperte... Una Dash TV, basta. Si finisce tutto. Bisogna per forza finirlo, esatto. Basta. Luca è salita di livello. Allora, subì. Eccoti le cose. Le corazze. Dunque, luce ha questa che brilla di luce divina. E poi una maglia oscura che però ha difesa magica un po' più alta. Si aprono in una nuova era, esatto. Porca miseria. Poi lei ha la toga della bruma che produce una misteriosa nebbia.
Ok. Anche lei c'ha una toga della Bruna. Bruma. Basta. Il resto rubini. Rubini. E tutta dorata. Ah, maglia scura però se la potrebbe mettere lui. Tanto comunque non... Torno su Luca. Eccola Luca. L'armatura di Tabam. Eccola. Più 2 di velocità, di mezza il danno da fuoco. Ah, questa magari ce la ricordiamo per in futuro quando ci saranno cose di fuoco. Giusto? Ok. Chiaro. Riproviamo con questi? Tanto... Ma pure gli oggetti sono disabilitati, eh? Attenzione. Però comunque non mi contrattacca o sbaglio? Gigagai è grama. Lo posso immaginare, però che vi devo dire? Speriamo bene. Sta lì a guardarmi. Va bene. E allora, cioè, che... Ok. Mi hai disabilitato tutto, però tanto piano piano... O t'ammazzo o scappi, quindi non è che mi fai molto. Questi mi rompono un po' le scatole. Dash litiga coi sassi, esatto, capito? Mi immagino lì ad attaccare sto masso enorme. È che ha... Ste evasioni altissime, sì, molto molto difficile. Scusami! Ma mi ha fatto malissimo! Ma scherziamo! Mi ha mandato a uno. Tutti saliti di livello, perfetto. Mortacci di Pippo. Che cos'è? Ripristina abbastanza PV. Ripristina pochi PV. Direi abbastanza allora, no? Ah, ammazza! La faccia dell'abbastanza. Non ci sono i più sassi di una volta, davvero. Comincia ad abituarti agli attacchi che ti mandano a uno. Ok, mi abituerò allora, grazie. Devo salvare qui? Sì! Mi può salvare. Quindi vuol dire che ora ci faranno tanto male? Tanto male. Ah, ma c'era... salve! Facciamo una combo di quelle super... super giganti. Tipo ciclone di fiamme, per esempio. Beccate questa. Vabbè, ma chi sono? Ma sono fortissimo. A posto. Che ci vuole? Ha imparato qualcuno ha imparato qualcosa comunque. Sfera barriera, cos'è? Sfera barriera. Eccola. Riduce il danno magico di un terzo. Chi è che ha imparato qualcosa? Darsh, Marl, energia l'aveva già imparata. Energiga! Ah, tanti punti energia quindi, tanti. Ma scusa, già questa me li ha curati tutti praticamente. Figura di questa, che cos'è? Comunque è bellissima il nome, Energiga. Va bene, e andiamo a salvare perché così ci risparmiamo quel combattimento. Marle, sì, è l'healer proprio per eccellenza. Infatti è fantastica. Buongiorno. Anche voi qui? Che culo.
Facciamo un po' un... con questo. Una quantificazione oggettiva, esatto. Vabbè, mo possiamo attaccare un po' tutti. È un termine tecnico, tanti, sì. Pochi, medi e tanti. Sì, sì, immagino che sia proprio così. Popcorn, popcorn per tutti. Vai. Possiamo andare, per favore? Grazie. Il tizio, vediamo. Ti ucciderò, ti ucciderò. È un po' difficile fare le stime, però ecco, basta che lo usi una volta e te ne rendi conto. Quella media, per esempio, già cura tutti quanti i punti vita che ho con loro, che sono al massimo 500, quindi... non oso immaginare il giga che cosa fa. E niente, non riesco a prenderlo. Oh sì, l'ho preso. No, non scappare, non scappare. Che fifone. Allora, sfera protettiva, che è quella di prima. Veste di platino mi piace. La sfera protettiva è quella di prima, giusto? Ah, questo danno fisico e questo danno magico, perfetto. Mentre la veste di qualche cosa... ecco, la veste... wow! Bella la veste di platino. Estremamente resistente. Robbo per il momento non è con noi. Va bene così. Ciao Ayla, mi spiace averti lasciato. Questo, mi mettiamo questo. Ok. Quanti punti vita cura questa magia? Tanti. Sì, ma quanti? Tanti, tanti. Darsha con i sassi mi ricorda Guzzanti in Fascisti su Marte contro i Mimmini. È vero. Oddio che mi hai ricordato. No, ma qua è un vicolo cieco. No. No, no, non può essere un vicolo cieco. Io dove devo andare adesso? No. Ma io stavo tanto andando bene. Ah, forse di qua. Okay. No, aspetta, forse di sopra devo andare. Dove devo andare? Qui, ok. Comunque non si capisce niente, posso dirla sta cosa? Diciamola, eh? Anzi no, mi curo. Oh, ma hanno spostato la posizione della cura. È dura essere un masso, è vero, è vero. Non puoi neanche uscire a fumare una sigaretta che ti ritrovi tre ragazzacci malintenzionati. Infatti, però... c'è da dire che è molto bravo a scappare. I giovani d'oggi non hanno più rispetto per i massi. Sono espertissimi nella finta, infatti, e se ne vanno. Puoi vedere le tecniche di Frogs. Va bene. Allora, tecniche di Frogs. Leccata, colpo di lingua, acqua e cura. Però cura non ci riesce ancora. Perché è un po' pippetto. E queste sono quelle in coppia con Dash. Buonasera, Tamasca. Come va?
Qui si Chrono Trigger proprio a go go. Ok. Poi di qua c'è il baule. Un lapislazzuli abbiamo trovato che serve a ripristinare 200 punti di vita a tutto il gruppo. Wow! Bella questa cosa. Passa di qua. Oh, finalmente un combattimento serio, dai. Grazie. Uè, grazie Damasca. Ma grazie mille per l'abbonamento. Così a sorpresa. Grazie. Davvero, grazie davvero per il supporto, l'ho apprezzato da morire. Stanco ma tutto sommato bene. Stanco. Qui è un periodo di stanchezza globale, in effetti. Però stanco comunque per bei motivi. Io dovrei curare quella poveraccia comunque. Dopo, con calma. Vediamo. Sì, comunque curo tutto quanto, quindi. Mi si legga, scusa, è che sono rimasto emozionato da Tamasca. Grazie, grazie davvero. Ti seguo da un po' e mi sembrava giusto ricambiare così. Grazie, davvero, veramente. Siete fantastici. Dove stavamo? Allora, se vuoi semplificarti la vita col boss, tiralo dentro e grinda un po' fino a che non impara cura. Ok. Perché servono due curatori addirittura? Quindi al posto di Luca lo metto? O al posto di Marl? Ah, farebbe lui il curatore. Quindi al posto di Marl lo metto. Ok. Fino a quando non impara cura. E PT che sarebbe? Punti. Che vuol dire PT? Punti? Talento? Comunque lo mettiamo al posto di Marl. Perché Giga Gaia fa molto male. Ok. Hai visto che ancora non cura per ora? Lo metterei al posto di Luca, no? No, no, cura a bersaglio singolo, quello sì. Perché leccata è quello, eccolo. Però pochi punti vita. Punti tecnica. Sì, ma dove sta? Cioè, dove stanno i punti tecnica attuali? Come li vedo? Non si sa. Va bene. E niente, ma è vicina questa super giga Gaia? Mi mancano 139, ma come si prendono? Sono tipo punti esperienza. Drone di fiamme, vediamo se riesco a beccarli tutte e due. No, ovviamente. Spada ardente. Alla fine. Ciao Trish, grazie della compagnia. Ci vediamo domani. Buonanotte. Beh, io attacco a caso qua, chi se ne frega. Alla fine del combattimento un tot, va bene. Vediamo quanti, così vediamo quanto devo grindare. È vicino questo giga coso lì? La spada ardente, sì. Che belli che siete tutti con l'abbonamento stasera, mi fate proprio commuovere. Oh, ma devo curare questo poveraccio io? Sì. Ora però non ho la combo per curare tutti quanti come facevo prima. E giustamente non c'è più. No, cosetto è messo male.
Peccato. Wow. Vediamo quanti put. 36, dai, non è che manca tantissimo, su. Certo, è un po' dura, eh. Cura veramente poco questo rannocchiello. È un po' dura. Va bene, andiamo di qua. Di qua ci sono già stato, però volevo salvare. No, non salvo. Salvo dopo. Una bella leccata e via, esatto. Mi raccomando, per domani mettetevi in pari con la puntata che ho messo su YouTube, che sennò non ci capite niente. Siateci, perché ci si diverte. Dai, che forse l'ho ammazzato, dai che l'ho ammazzato. Sì, mitico. 100 PT, wow. Luca ha imparato Inniga. Mamma, che brutto nome che avete scelto, però. Che dovrebbe essere la versione ancora più potente di Ignis, no? Attacca un nemico col fuoco, attacca tutti i nemici col fuoco. Bene. Per una volta sono già a pari, hai visto? Bene. E sei già a pari perché c'eri. Stai tranquillo, sarai il primo a non capirci niente, grazie. Date uno sguardo e non ve ne pentirete. Date uno sguardo. Chi c'è? Oh, buongiorno. Qui però servirebbero delle cose... delle cose di gruppo. Come faccio? Ciclone di fiamme. Non mi va più in gruppo. Vado ardente. Non c'ho niente di gruppo, signor Subi. Attacca i nemici. Questo dovrebbe essere di gruppo. Perché non me lo dà di gruppo? Boh. Uccido per meno. Date un occhio al video su YouTube, mi raccomando, eh. Vabbè, qua attacco e basta, che se ne frega. Sì, è un po' un nome infelice, devo dire, per noi italiani, date, eh. Si presta a molti memini. 24 PT dovremmo esserci, no? Sì, ha imparato cura, subi. Ha imparato cura, Frog, eh? Siamo molto contenti di questa cosa. Hai visto? Detto fatto. Ripristina abbastanza punti vita a tutti gli alleati. Abbastanza. Per Giga Gaia, fra l'altro, mi sa che ti conviene portarti dietro Ayla. Ah. Meno male. E posso metterla già ora? Così la facciamo abituare al gruppo? Sì. Senti, una cosa. Frog ha una, per caso, una cura ancora più potenziata rispetto a questa di AOE, di cura, oppure questo è il massimo? Come fai? Esatto. Però Date è ancora più... perché Date è proprio italiano. E poi è... cioè, lo puoi mettere con un sacco di cose. È il massimo. Va bene. Però è buono. No, lo sai perché è buono, tra l'altro? Ubi, perché mentre con Marl dovevamo impegnare due personaggi per fare la cura AOE, con questa cura qui ne impegni solo uno. Datevi una scarpata in bocca. Ragazzi, avete fatto fare il meme anche a Subi per farvi stare zitti. Questo è proprio definitivo. Stasera Subi è irriconoscibile, ha messo la faccina, ha usato i meme interni, è fantastico. Ok. Date a Date quel che è di Date, comunque merita, devo dire, eh.
Una scarpata in bocca o ignora raffica? Scegli tu quello che ti piace di più, no? Che ti soddisfa proprio a livello di sadismo. Io sono riuscito a tornare indietro un'altra volta, ragazzi. Attenzione, perché veramente. Mo' a questo punto sfrutto la cosa e me ne vado giù a salvare. Però, come si dice in questi casi, Ryoga mi spiccia a casa. Io dove devo andare? Salva. E salva. Stupido. Ok. Gli hanno hackerato l'account, mi sa di sì. La scarpata comporta sforzo e questi microcefali non se lo merita, quindi ignore. Ok, torniamo di là. Vi ricordo che questo gioco... Madonna, che cavolo, ma perché? Sempre quando meno me l'aspetto. Te possino. Te possino. Buonasera, comunque. Ben trovata. Ah, ecco, ecco, dovevo andare di qua. Era facile. Molto, molto gentile, grazie. Lapislazzoli, ieri era mercoledì, no, era l'altro ieri, stavo pensando a voi, perché mi andava di giocare con voi, solo che ero troppo stanco per poterlo fare, quindi mi sono detto vabbè, purtroppo bisogna soccombere a questa nuova, a questo nuovo programma, però ogni tanto secondo me ci potrebbe scappare, quindi in caso ve lo chiedo. Buonasera, buonasera. Il secondo non era voluto? C'è il cosa? Il demone? Ah no, certo, l'ha fatto subito. Ce la faccio a ammazzarli questi? Perché li manco? Ah, ok. Perché c'ha una faccia da ebete e Darsh? Che succede? È inebetito Darsh? Ah, ok, a posto. Come state? Come state? A parte che tanto ci vediamo dopo domani, però come state? A che giocate ultimamente? Sempre le solite cose? Warframe e compagnia? Ah, perché tu in contemporanea... È vero! È fantastico! È stato fantastico! Slay the Spire... è bello. Comunque sta per arrivare su mobile, Lita. Io devo dire che non vedo l'ora. A questo punto me lo ricompro. Chi se ne frega, me lo ricompro... lì su mobile e ce l'ho sempre con me. Bello. Dove devo andare? Di qua. Tu l'hai finito con tutti e quattro, bravissima. Hai visto che è uscita anche un'espansione per Dead Cells? Quello lo volevo tanto riprendere. Quella è un'altra delle cose che vorrei riprendere. Pure tu? Dai. Lo ricominciamo anche su... Ayla ha imparato fascino. Cos'è fascino? Fascino. Eccola. Seduce un nemico per ottenere un oggetto. Bello. Bello proprio. Maledetti mimmini. Mimmi. Col primo PG tre volte. Dead Cells. Dead Cells anch'io l'ho finito, però mo stavo facendo, sai che poi una volta che lo finisci puoi mettere i globi per renderlo sempre più difficile. Ci ho provato, con un globo o quello che è, non mi ricordo, ma era impossibile, era molto difficile. Ancora non ve l'ho fatto vedere, ma prima o poi ci torneremo. Boom, bitch! Sì, in effetti ho notato, ho davvero notato. Però siamo scarsi in danni AOE, se non erro. Mo non so con Ayla se c'è qualcosa di... Comunque Ayla è esageratamente forte. Sarà sicuramente merito di quel perizoma.
l'hai finito e lo ricomincerai. Ma faranno espansioni? Perché comunque dopo un po'... Cioè, una volta che l'hai finito con 18.000 personaggi in tutte le salse... È vero che è un roguelike, per carità, però... Ogni tanto... D'ora in avanti puoi chiamare la roba praticamente a ogni boss. Chiamare? Ho letto chiamare, infatti non capivo. Charmare? Ora sì. Parlavo di Slay the Spire, con il primo PG l'ho finito con difficoltà più 2. Ok, ok. Cavolo. Complimenti. Dio grazie, finalmente non avrò più problemi con quel fottuto arena su PC. Dai, davvero? Perché? Che cosa era... Cioè, come sei riuscito a risolvere i problemi? Poco fa stavamo parlando di... No, ho fatto una piccola parentesi sul mazzo Fires, che sono riuscito a fare, finalmente. Mi ci sto divertendo un sacco, ma basta, nient'altro. No, Ayla non ha magie. Cioè, in realtà, sì, qualche tecnica ce l'ha. Però sono tutte tecniche molto fisiche. Però ecco, vedi, Darsh e Ayla no, qualche cosa di... No, però è sempre un nemico solo. No, questo sì, lancia ghiaccio. Ah, Ayla è... Ah sì, dai, qualche cosa voi c'è. Dai, c'è sta qualcosa voi, sì. Infatti poi Subi mi ha detto che ho... Ah, il Falcon Hit è vero? È quello che avevo fatto anche prima, che mi piaceva un sacco. Ad Ayla non serve magia, pugni nelle mani. È vero. Se esce per cellulare non avrò problemi, se no domani tocca che lo porto a riparare, dato che mi scade l'antivirus. Ai ai ai. Che cosa? Cosa ti scade? Cosa devi portare a riparare? Il cellulare? Devi ripararlo perché ti scade l'antivirus? Guarda quanti bei cosi. Sfera protettiva? Mi sa che queste sfere bisogna usarle, eh. Ho come questa impressione. Allora, devo andare... Fottuto. Ah, un altro gioco? E allora non ho capito che gioco è. No, io sono veramente sconvolto dalla facilità con cui perdo l'orientamento in questa mappa. Veramente, è una cosa sconvolgente. Cioè, devono studiarmi, penso, a livello proprio scientifico. Ok, qui lasciamo andare tranquilli. Intanto leggo. Faccio che copiarti la guida per il boss. Oh! Ah, che non è quello che dicevi tu, è il guru? Si chiama guru? Spark esce per cellulare. No, allora calma, piano. Ah, scusami. Ok, no, io allora ho capito. È successo questo. Ili diceva: ma prima quando parlavate che esce per cellulare, stavate parlando di arena? No, purtroppo no. No, stavo parlando di un'altra cosa. Io invece ho capito. Prima che per caso parlavate di arena, io non ci avrò più problemi, perché, che ne so, li ho risolti magari. Effettivamente mi ricordavo che c'avevi problemi, pensavo che stessi dicendo, finalmente li ho risolti. E quindi niente, c'è stato un incastro di significati. Il PC, dato che ha un po' di problemi, tipo porta CD che non si apre, scheda di rete che non si connette. Ai ai ai. Allora ai ai ai. Devo scrollare un po', c'è scritto GigaGal. Ok, senti, ma visto che sono le 11:30 e che immagino che questo boss sia impegnativo, vogliamo fare che ci vediamo domenica? Intanto vado avanti fino a quando non arrivo al boss, poi in caso vediamo che ora è. Perché così so, tra l'altro sono bello fresco domenica, una freschezza proprio con due giorni, quei due giorni che mi aspettano. E ve lo dica fa. Comunque ho preso un cappello. Che cos'è? Guarda che roba questo. Ho preso il cappello del tempo che previene stop e lentezza. Questo
Aspetta, però questo potrebbe anche metterlo qualcun altro? Potrebbe metterlo Frog e pure Ayla. A chi glielo do? Subì. No, no, figurati. No, mi riferisco al fatto che nel weekend non abbiamo nessuno per aiutarci col Kraken, quindi ci aspetta un weekend tremendo. No, con voi anzi è un raggio di sole. Ecco come le armature elementali, gli elmi che prevengono gli status non si vedono. Non si vendono, sì, ok. A chi vuoi? E a chi voglio? Frog è a Frog che cura, giustamente. Direi che potrebbe essere una buona idea. Ok, ora salvo. Voilà. Oh, c'è un altro coso qui. Grandete. Questo mi serve tantissimo. E qui? Pillola della magia. Wow, dai. Allora, pillola della magia la diamo ovviamente a Frog. Che ha una magia un po' scarsina, devo dire. Non sei molto bravo, Frog. Siamo arrivati? Siamo arrivati subì? Devo smettere qui? Boss time, perfetto. Allora. Visto che è perfetto, io direi di segnare il libro, sospendi la partita, salva i dati ed esci. Vai. Voilà. E così io vado a letto. O comunque mi rilasso 10 minuti. E la prossima volta partiamo direttamente dal boss, che sarà proprio un inizio partita spettacolare, come non se ne vedevano da anni e anni. Quante cazzate dico? E quindi a posto, siamo tutti belli contenti. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, grazie a tuttissimi per la partecipazione e per il supporto, grazie a chi ha subbato, quindi grazie a Tamasca, grazie davvero tanto, non me l'aspettavo, sono stato molto contento, davvero. E grazie Lita per i tuoi continui psycho, che la prima volta mi ha fatto abbastanza saltare, ma adesso per fortuna no. Ayla spacca di brutto e vi prometto che finiremo questo gioco subito. Spero che insomma tu ci sia, chiaramente perché il tuo aiuto è incredibilmente prezioso. Però non è che ti voglio inchiodare tutte le sere qui, chiaramente. Non tutte le sere, no, però il venerdì, la domenica e lunedì. Quindi non sentirti obbligato. Noi cerchiamo di andare avanti lo stesso. Ci divertiamo anche a girare a caso e a fare cose che non c'entrano niente. Quindi, insomma. Tu fai Chrono Trigger e io ci sono, grazie mille dell'aiuto. E basta, buonanotte, ci vediamo domani per la seconda puntata di I, The Somnium Files, che è la nuova visual novel che stiamo facendo. Siete ancora in tempo a recuperarla su YouTube, c'è la prima parte, dura un paio d'orette e mezzo. Se mettete a uno per, vi dura anche un po' meno, anche se io parlo un po' così, e quindi. Quindi forse sarà un po' comico, però comunque vi risparmiate un po' di tempo. E poi ci vediamo con questo, con Chrono Trigger, domenica, per il boss. E lunedì poi, chissà, vedremo. E boom, basta. Vi saluto. Vi lascio con qualcuno? Boh. Vi lascio con. Vediamo con chi vi lascio. Il Forgez se n'è andato. No, non c'è nessuno praticamente. Potrei lasciarvi con GBM, che è un po' che non andiamo a trovarlo. Sto facendo Rocket League, però vabbè, comunque andiamo da lui perché è un bel po' che non lo. Che non, con, non gli faccio visita. Ok? Di nuovo, ragazzi, grazie mille. Un salutone e a domani.
pronti e carichi per Ucicoso, che ci farà ruotare le rotelle. Ruotare le rotelle. Buonanotte, va. Bello, bravo. C'è un host? Raid di Darsh? Attenzione. Arrivo subito, Darshone. Darsh, ma grazie mille per il raid. Siamo in un momento concitato.